Giorgio Asceto, il figlio di Furio Asceto. Oggi il diario che si presenta qui a Premio Fieve è Comandante Asceto. Chi era questo Comandante Asceto? Era un ufficialetto che ha fatto tutta la formazione dalla scuola militare a 15 anni, l'accademia. È un ufficialetto di cavalleria pieno di belle speranze, di ideali buoni, perché aveva una grandissima umanità che poi infatti avrà modo di manifestare. Che dopo un mese dal matrimonio si ritrova col 25 luglio del 43 in una situazione molto difficile. La sua divisione corazzata, lui nel reggimento Vittorio Emanuele II, viene inopinatamente spostata da Pordenone a Roma, pensando di fare una difesa tardiva della capitale. Invece era Pordenone, perché avrebbe dovuto dal 25 luglio bloccare i tedeschi. Invece nei giorni successivi, il 25 luglio, viene spostata a Roma per una qualche paura dei governanti di allora, direi abbastanza incapaci per essere gentili. Va giù a Roma nascondendo la moglie, con cui era sposato da un mese, nel suo carro comando, e quindi con la partecipazione di tutto lo staff, di tutti i suoi soldati, e nel segreto dell'arresto del convoglio, dei superiori, combatte per la difesa di Roma a Bracciano. Lì c'è un episodio interessante, perché una mattina alle 5:30 arriva uno di quei macchinoni enormi con l'SS, che sapevano tutto, perché nel frattempo dal 25 luglio all'8 settembre facevano tutte, correggevano le piante militari che avevano, in maniera che hanno preso poi posizione immediatamente. Arriva questa per arrestare il suo colonnello, il suo comandante, il tenente colonnello Rabi, comandante del reggimento e tutto lo staff. E lui aveva due soldati del Sud Tirolo, di lana. Ne manda uno con la bandiera bianca a chiedere a queste SS se desiderano una morte gloriosa con i loro ostaggi, o lasciare tutto come era prima che arrivassero e andarsene illesi. A questo punto i tedeschi si mettono a ridere, e allora il soldato chiede se può alzare di nuovo la bandiera bianca, la alza di nuovo, e dal frutteto compaiono le teste di due carri armati di mio padre, che lui ha fatto spostare durante la notte, passetto a passetto, perché fa un rumore i carri, e quindi e sono in postazione con le mitragliatrici a quota zero, i cannoni a quota zero. Le SS sono andate via, non sono state eroiche. Questo è l'inizio. Poi c'è l'epoca del clandestino, la decisione di entrare nella resistenza soffertissima, perché con una moglie che poi rimane incinta, e dovendo anche lasciarla alla famiglia della moglie, perché che poi sfollano sulla Farbola Soprana, il rischio di ritorsioni sulla moglie, sulla figlia quando nasce, su tutta la famiglia, cioè padre, madre, e sorella e fratello della moglie, è gravissimo. Infatti la suocera combatte energicamente perché lui entri nella Repubblica di Salò. Per fortuna lui ha un alleato invece nel suocero, un vecchio liberale, che gli dice: segui la tua coscienza, entra nella resistenza. Man mano si rende sempre più esperto, quindi passa nel Cunese, la fa nell'Albese, e poi arriva a fare la liberazione a Savona, dove è vicecomandante delle forze dell'ordine. La cosa che mi ha sempre colpito in questo resoconto sono due cose. Il primo, che lui considerava che il nemico, una volta non più in grado di nuocere, fosse un essere umano e basta. Lui, che aveva orrore del sangue fin da quando aveva 3-4 anni, non solo cercava di medicare senza alcuna nozione, coi pacchetti di medicazione, di tamponare i propri uomini, ma anche i nemici. L'altra cosa è il suo odio per la giustizia sommaria, che in quel periodo purtroppo ha imperversato. Un nemico vinto era un uomo come gli altri. Lui in certi casi non è riuscito, perché purtroppo, ma in altri casi, a costo di anche di rischiare personalmente, è riuscito a salvare
delle persone che delle volte, sì, ad esempio un brigatista era stato costretto a entrare nelle Brigate Nere. Non so, avevano dei simboli per indicare quanti erano i parenti, i fratelli morti, tutta la sua famiglia era stata distrutta e l'hanno costretto, e lui cerca inutilmente di salvarlo insieme al prete del paese. In altri casi si affida alla sorte, ad esempio fa mettere al primo piano di una scuola tutti i prigionieri, perché lui deve andare a pappe forzate a Savona per controllare che anche lì non ci fossero massacri inutili, e fa saltare le scale, quindi li isola al piano di sopra sperando che nessuno riesca ad arrivarci facilmente. Quando ha scritto il diario suo padre, la memoria? Il diario lo scrive man mano su foglietti che affida a mia madre, che li nasconde, alla madre sua, alla sua mamma, quando lo vede, che nasconde nelle baite dove lui si rifugia, in questo continuo cammino che lui fa. Lui infatti aveva intitolato il libro all'inizio In cammino per la libertà, proprio per indicare quello che era un cammino non solo fisico, piuttosto lungo, di tutte le valli, cioè, ma anche un cammino morale, un percorso di vita, di iniziazione, di maturazione personale. E poi ha raccolto tutto questo e me l'ha dettato per anni, non tutti i giorni, una volta alla settimana, riprendeva questi foglietti e mi dettava, io avevo ancora la macchina elettronica, e poi quando gli ho detto che c'era questa iniziativa di Pieve Santo Stefano del Museo Diaristico, allora lì è stato entusiasmato ed è riuscito a farmi inviare la quasi perfetta cosa, perché qualche nota non ero riuscito a scriverla, proprio che è arrivata qui il giorno che lui è mancato. Quindi in tempo utile a 96 anni e mezzo per consegnare quella che per lui era una cosa fondamentale, la memoria.